religiose non mancava il Papa. Credo che fino al 1600, sentite, su ballo in chiesa, su ballo in missa, si ballava dentro la chiesa. Poi c'è stato un arcivescovo spagnolo che ha detto no, in chiesa no, ma nella piazza antistante. Però prima, su ballo in missa, dici ancora, su ballo in missa, il ballo della messa, che si ballava, però dopo l'arcivescovo non ha voluto e l'hanno fatto nella piazza, che lo fanno tuttora in certi paesi di Sardegna, dopo la messa, aspettano fuori e ballano su ballo in missa. Thank you.
Questo era il ballo campidanese del Campidano. Cioè, sicuro di essere del 1932, lei magari non è 50, con quel fiato lì. Ha ragione. Allora, c'è stato un errore. Io sono nato nel 42, però la nave mi ha sbagliato, ma non mi sono detto. Io sono nato nel 42, quindi mi hanno dato 10 anni più. Non mi appartengono. A fine della pensione potrebbe andare anche bene, ma diciamo che io sono nato nel 32, nel 42. Va bene. Allora, stavo dicendo, questo ballo era campidanese, ma ci sono state anche delle canzoni dentro alla lera. Insomma, si arrivava sempre con le allometre, quindi che arrivassero le chitarre, le fisarmoniche, gli organetti. E i salvi hanno parlato sempre con le allometre, oppure quel canti a tenore, oppure in galura, anche quei canti a chitarra. Adesso purtroppo le allometre sono un po' scomparse. Cioè, c'è la figura malata, c'è postando un po' esaurente, perché è difficile. Poi non è che ne valga troppo la pena, perché se io perdo tempo mi studio un salto, la chitarra, che ho più lavoro magari anche con la launese. E prima invece il lavoro è tutto per la launese. Però comunque ci sono dei ragazzi che stavano abbastanza bene, speriamo di mantenere la tradizione. Allora, io siccome collaboro sempre come dico, signora Mara, perché io ho parlato con tanti musicisti, hanno bisogno di strumenti un po' diversi. Generalmente erano sempre in tonalità maggiore, ma io ne ho fatto qualcuna in minore, che gli propongo una colocina, era una canzone di un poveretto che lui cantava come il motivo che vi propongo io. Lui era contento perché gli davano la testina che la vecchia, il benestante, la testina dell'agnello, la scartavano, la buttavano. Allora quest'uomo, quando gli davano la testina, questa testina che ha il titolo del brano si chiama Conchieta, perché il salvo è Conchieta. Allora questo cantante, anche oggi posso mangiare perché mi ha dato la testina. E questo motivetto che farò è su questo tema.
niente molto bene intorno all'età minore. Era un accompagnamento dei confratelli, non so se ci siano più queste donne confratelli che sono quelle che vestono in bianco, che portano in processione, per qualsiasi cosa, che, diciamo che funerale quando c'è il loro questi uomini più confratelli, anche per il stabilimento. Però quando andavano facevano una festa per quella candelora, per la festa del maggio, andavano in chiesa e il suonatore doveva essere sempre presente, la domenica sempre presente, e si faceva questo motivo. Saltarelli del 1400, speriamo che venga bene.